Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis. Oggi video estremamente breve perché si è appena concluso l'evento del Ranking Dungeon. Non mi è andata bene perché ho provato a fare gli ultimi rush, ma sfiga a parte e tutto quello che sono riuscito a tentare, purtroppo mi sono fermato con un punteggio che non è malaccio, però nel mio girone purtroppo non era sufficiente per restare nella top 100. Ero 151esimo addirittura quando si è concluso il tutto, quindi per il momento direi che mi accontento. Per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate appunto all'interno del gioco, abbiamo la nuova schedule ufficiale per gli eventi coop del mese di novembre. Per quanto riguarda ovviamente ogni mese abbiamo la nostra schedule ufficiale di eventi coop che si alternano di settimana in settimana, qui adesso abbiamo appunto la possibilità di vedere già in anteprima quello che potremo ottenere questo mese. Infatti questo mese, già a partire praticamente da stanotte, che sarebbe per l'appunto il 3 novembre, a partire dalle 3 del, diciamo, di notte alle 3 del mattino, praticamente abbiamo il Mall Crawler, che, a cui viene aggiunta la difficoltà Hard 2 e Very Hard 2, l'Armored Scorpion, a cui viene aggiunto il Normal e il Very Hard, e il duo Varjdahara e Vutai. Vajradhara V e Tai, Normal 1 e Very Hard 2. Successivamente invece dal 10 novembre, per noi ovviamente dalle 2 del mattino, perché appunto io vi converto già l'orario nostro italiano, avremo lo Spiceman H0512 Hard 1 e Very Hard 2, di nuovo il duo, però questa volta Thumb e Lin, che sono quelli terra e tuono, perché questi dovrebbero essere quelli vento. Forse questi sono vento e tuono e questi sono terra e acqua, forse. Normal 1 e Very Hard 2. L'Airbuster Prototype, che prende il Normal e il Very Hard 2. Dal 17 novembre, sempre alle 2 del mattino, abbiamo il Red Dragon Normal 1 e Very Hard 2, l'Air Booster con Normal 1 e Very Hard 2, il Gallon Baloir con Hard 1 e Very Hard 2, e poi in fine mese, 23 novembre, sempre alle 2 del mattino, la Scorpion Sentinel Normal 1 e Very Hard 2, Blue Dragon Normal 1 e Very Hard 2, il Mad Anchor Hard 2 e Very Hard 2. Per quanto riguarda invece gli oggetti che si potranno scambiare con i tokens all'interno all'interno dell'exchange shop, avremo già a partire da stanotte, quindi il 3 di novembre, a partire alle 3 di notte, avremo le specific weapon part per Matt, successivamente per Zack a partire dal 10 novembre alle 2, il 17 novembre alle 2 per Cloud e il 24 novembre alle 2 per Barrett. Tutti questi exchange shop saranno praticamente ottenibili per 30 giorni, quindi se non riuscite a prenderli subito potete anche aspettare fine mese per poterli prendere tutti insieme. Ovviamente le solite notizie che questi eventi potrebbero essere spostati, potrebbero subire modifiche eccetera eccetera, e la cosa importante che ovviamente dovete ricordarvi è che tutte queste coop, la prima volta che le farete o in random play oppure in host, quindi sarete voi comunque a ospitare la partita, saranno gratis. Infatti andiamo a vedere praticamente le nuove coop che sono state inserite già adesso. E infatti abbiamo il Vardraja V e Tai, che sono appunto terra. Ah no, loro sono tutta due terra, ok. Quindi come potete vedere già il normal le abbiamo completate tutte. Ora invece sono state aggiunte le difficoltà. Anzi no, questa l'ho fatta tutta. Ah sì, questa l'ho fatta tutta. Infatti eccoli qua quelli nuovi. L'Armored Scorpion, debole ad acqua, giustamente, grazie appunto al fatto che Zack ci darà una grande mano per questo. E poi il maledettissimo Mall Crawler, debole a tuono e terra, quindi però qui ovviamente hard, very hard eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece l'exchange shop, io effettivamente posso già scambiare perché ho un sacco di token
che praticamente mi sono rimasti in sospeso dall'ultima volta. Quindi iniziamo magari, ecco, a prenderci tutto quello che ci possiamo prendere, perché ogni volta io accumulo un sacco di tokens e poi finalmente li spendo tutti in una volta. Ecco qua. E poi tutte le altre cose ovviamente sono sempre disponibili per una medaglia coop, come sempre, e i catalizzatori invece sempre per due medaglie coop. Quindi così, con la scusa, finalmente ho speso un po' di monete e avremo la possibilità di farle in live e quindi giocare effettivamente le coop insieme. Per il resto non ci sono altre novità, quindi spero che il video possa esservi utile. Fatemi sapere voi invece come vi siete qualificati con questo nuovo Ranking Dungeon Event, giusto così per farmi anche un po' i fattacci vostri. E ovviamente da adesso che è finito questo evento mi concentrerò a fare un paio di guide, soprattutto l'ex 2 del nuovo evento appena uscito, quindi dell'Iron Giant, e vorrei fare anche la variante ex 1, ma credo che forse non ce ne sia più bisogno. Credo che non so neanche se l'ho fatto il video, no, credo di no, della variante ex 1, perché penso che comunque sia già, non solo lo abbiate sconfitto, ma probabilmente a questo livello del gioco forse non servirà più, anche se in realtà io mi metto sempre nei panni magari dei giocatori che vogliono cominciare, o comunque sia di quei giocatori che effettivamente non hanno modo magari di potersi informare meglio, fare anche un video guida sulla X1. Quindi probabilmente allegherò o farò comunque successivamente un video anche per la X1. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo con un prossimo update. Bye bye!